Delle risorse a disposizione non aumentano le tasse per i cittadini? Anche quest'anno abbiamo avuto delle riduzioni da parte dei trasferimenti dello Stato. Anche quest'anno, con molta sofferenza, devo dire, le imposte non sono aumentate, mantenendo e garantendo i servizi. Tant'è vero che nei servizi a domanda individuale noi abbiamo aumentato la percentuale dei servizi al 46%. Significa questo che, pur mantenendo i servizi, abbiamo contenuto la spesa e di conseguenza abbiamo migliorato un po' pure le entrate delle casse comunali. Voglio ribadire che IRPEF non è stato aumentato, la TARI è rimasta invariata almeno per quest'anno, però si sta procedendo a lavorare per cercare di dare significativamente una riduzione di questa che è la tariffa che riguarda i rifiuti. Sappiamo bene che la TASI è stata abolita da parte del governo, ma è rimasta l'IMU, che come aliquota è rimasta invariata per la seconda casa. Ci sono novità per quanto riguarda il piano delle alienazioni? No, il piano delle alienazioni è quello invariato, però quando si parla di bilancio di previsione 2016 bisogna inserirlo nell'ambito di tutti i provvedimenti finanziari. C'è poi il documento unico di programmazione che tecnicamente va a modificare quello precedente? Il documento unico di programmazione in effetti ha sostituito quello che era prima la relazione previsionale e programmatica del Comune di Salerno. Adesso l'hanno chiamato documento unico di programmazione, quindi una nota integrativa al bilancio che adesso ha cambiato questo nome. Vicenda Soget sembra sia stata chiarita, ci sono ulteriori accertamenti da parte del Comune? No, vicenda Soget, devo dire che con l'apertura dei vari punti che abbiamo individuato in città e con anche le spiegazioni tecniche nel merito, abbiamo constatato che ci sono stati degli errori, ma degli errori più che altro di rapporto tra il catasto quando è stato fatto l'accertamento per induzione, anche perché una planimetria catastale non è mai molto precisa. Però questi piccoli accorgimenti sono stati fatti attraverso un'istanza di riesame e devo dire che la popolazione ha risposto bene e ha compreso innanzitutto la buona fede dell'amministrazione, innanzitutto che è stato necessario per individuare evasori che per anni non hanno pagato le imposte.